Siamo in compagnia di Ivan Di Palma, in rappresentanza del Comitato No al Petrolio nel Vallo di Diano. Ivan, l'incontro che si tiene ad Atena Lucana si chiama Petrolio, perché diciamo no? Dunque, quali sono le motivazioni che vi portano a dire no alle trivellazioni da parte della Shell? Beh, le motivazioni sono tante e sono sotto gli occhi di tutti in Basilicata. Noi quest'oggi vogliamo tratteggiare un percorso attraverso degli specialisti, un geologo, Giampiero De Clesis, poi ci sarà un oncologo Tommaso Velpellegrino, dopodiché interverranno appunto le testimonianze dirette della Val d'Agri per descrivere quella che è una situazione che dal punto di vista economico, sociale, umano è disastrosa. Quindi ci sarà Antonio Bavusi, responsabile dell'Ola, e poi ci saranno le testimonianze degli amministratori della Basilicata. L'aspetto più interessante però di questa giornata è proprio la prospettiva da cui ripartire. Noi vogliamo ripartire dalle eccellenze turistiche e che ne dicano alcuni esistono. La Fondazione Emida da 15 anni per esempio lavora sul turismo e sull'agricoltura e gliene va dato atto. Noi siamo qui per questo. Senti Ivan, cosa rispondi a chi dice invece sì alle trivellazioni della Shell, motivando questa presa di posizione con l'opportunità che può dare di lavoro? Che dire, io li ho invitati già a partecipare a questo convegno, mi auguro vengano, mi auguro ci sia un dibattito sereno, uno scambio di opinioni. La politica, io lo ribadisco, l'ho detto nell'invito fatto per iscritto a questi signori, la politica deve essere capace di dare risposte, non di cambiare le domande, questo mi sento di dire. Francesco Antonio Doriglia, lei è il presidente della Fondazione Emida di Pertosa, qual è la sua posizione in merito alla vicenda Shell? Ma per noi che da anni lavoriamo su uno sviluppo sostenibile del territorio, partendo dal bene Grotte dell'Angelo a Pertosa, e su questo abbiamo lavorato a 360 gradi valorizzando tutto quello che ci circondava, dal fiume ai servizi in agricoltura, alla museizzazione di vari settori che ci appartengono come la speleologia, archeologia e geologia. Per noi non c'è un equivoco, non c'è un pensarci molto, cioè noi siamo assolutamente per una vocazione che si basi su quello dell'ambiente, del paesaggio, dei beni che sono ci ha dati madre natura, per cui da questo punto di vista questo calare dall'alto una nuova vocazione di tipo industriale è per noi un atto scellerato, è un atto che non possiamo accettare perché già tanto lavoro è stato fatto. Certo che molto resta da fare, dire soltanto un no al petrolio senza delineare e implementare una prospettiva di sviluppo vera su quello che da anni stiamo portando avanti, anche quello è un atto scellerato, nel senso che noi dobbiamo ridare fiducia ai giovani, alle popolazioni e scegliere insieme a loro, senza se, senza ma, uno sviluppo che sia appunto di tipo sostenibile. Magari prendere appunto come riferimento la Fondazione Emida. Ma la Fondazione ha realizzato una serie di esperienze, di buone pratiche, di azioni che sicuramente possono essere duplicati e prese ad esempio, questo senza un atteggiamento autoreferenziale, ma solamente per dire si può fare. Noi l'abbiamo fatto per esempio con produzioni come il carciofo bianco di Pertosa, ci sono altre produzioni che hanno una storia, una tradizione in questo territorio, si può fare altrettanto una filiera di quel tipo. Possiamo sicuramente lavorare tutti quanti a salvare delle filiere fragili che sono presenti ma che potrebbero ridare e rilanciare l'economia. Siamo in compagnia di due rappresentanti del Comitato No al Petrolio del Vallo di Diano, Michela Porpora. L'incontro di oggi si chiama Perché diciamo no al petrolio? Ecco, perché dite no al petrolio nel Vallo di Diano? Niente, io sono una rappresentante del gruppo I Love Vallo di Diano, come ben saprete. E niente, noi siamo contrari semplicemente perché in effetti abbiamo portato sempre avanti un'idea legata all'ambiente, al territorio, a tutto quello che è il paesaggio, quindi l'architettura, le bellezze naturalistiche, paesaggistiche. Semplicemente questo, assolutamente siamo contrari perché come gruppo non abbiamo fatto altro che mettere in mostra, come se fosse una vetrina, quello che
il nostro territorio, quindi quello che ci circonda. E in effetti niente, tutto questo, come ben saprete, è nato su Facebook, e questo gruppo consta di 8.600 iscritti più o meno, e quindi c'è stato un avvicinamento, quasi un ritorno a quello che è il territorio, cioè la valorizzazione del territorio. Sì, sì, assolutamente siamo contrari, cioè non ci interessa proprio sapere del petrolio, niente, tutto qua. Nicola Cestaro, la domanda è la stessa, perché no al petrolio? Quali sono le vostre ragioni, le vostre posizioni? Allora, le nostre posizioni possono sembrare banali ad alcuni, cioè chi parla di ambiente, turismo, dicendo che nel Vallo di Diano questi temi sono stati già ampiamente trattati e che non c'è un reale ritorno economico. Noi con Michele e diversi altri ragazzi giovani, che siamo, cioè, chi di noi è partito, poi è tornato in questa terra, siamo orgogliosi di vivere qui ed è quello che vorremmo fare, far ritornare a tutti l'orgoglio di vivere in questa terra. Noi siamo sicuri che uno sviluppo diverso da quello del petrolio è possibile, sicuramente è molto più difficile, perché è facile avere dei pozzi e per il comune avere quei 200-300 mila euro all'anno, però siamo sicuri che c'è un'alternativa diversa. E, ad esempio? Ad esempio puntare sul turismo, ad esempio puntare sull'ambiente, puntare sul ritorno alla terra, anche quello che parleremo anche in questo convegno stasera, agricoltura, prodotti di spicco. Noi ce l'abbiamo la possibilità di farlo e non vorremmo compromettere tutto con questa scelta che può sembrare facile, ma in realtà poi a lungo termine siamo sicuri porterà solo svantaggi per noi. Il petrolio viene anche visto come un'opportunità di lavoro, cosa ne pensi? È troppo riduttivo parlare di petrolio solo in questi termini. Petrolio uguale lavoro, lo dicono molti, e le ragioni del sì sono queste. C'è il ritorno economico, c'è il lavoro. Basta scavalcare i Monti della Maddalena e andare in Val d'Agri, ci rendiamo conto che in realtà questo lavoro c'è, non è per il territorio, non è per gli abitanti della Val d'Agri, è soprattutto per dei tecnici specializzati, giustamente, ma è soprattutto lavoro temporaneo. L'installazione dei pozzi dura dai 15 ai 20 anni, non di più, e il territorio viene compromesso per sempre. In questi 15-20 anni forse possiamo fare qualcosa di diverso per sviluppare questa terra e pensare anche ai nostri figli. Nonostante siamo giovani, è importante pensare anche a domani. È troppo importante il tema, non possiamo lasciarci prendere per fame come stanno facendo e accontentarci degli spiccioli. Siamo in compagnia del geologo Giampiero De Clesis. L'informazione tecnica, appunto, di un geologo è molto importante per far capire alle persone quelle che sono le conseguenze che porterebbero le trivellazioni della Shell. Ci può spiegare qualcosa in merito? Beh, sicuramente sì, ovviamente il problema principale con il quale noi ci dobbiamo confrontare è un problema di compatibilità di questo tipo di attività con l'ambiente geologico e soprattutto, io direi, idrogeologico di quest'area, che è un'area caratterizzata da acquiferi particolarmente fragili e vulnerabili e quindi che inevitabilmente soffrono la presenza di impianti e di attività che sono potenzialmente pericolose. Quindi quali sarebbero le conseguenze se appunto si cominciasse a trivellare qui nel Vallo di Diano? Beh, diciamo che non è che sia possibile definire un rapporto di causa-effetto certo. La realtà dei fatti però è che queste attività sono attività che impattano sull'ambiente e che possono determinare dei rischi di perdita o di ammaloramento delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque. Insomma, per dirla breve, la realtà dei fatti è che noi corriamo il rischio, per sfruttare una risorsa che è a termine, di andare a distruggere una risorsa invece che è rinnovabile. Ovviamente questo significa che questo tipo di attività necessitano preliminarmente, di qualunque tipo di ragionamento, di un'analisi della situazione di carattere idrogeologico del territorio di grande dettaglio, necessitano di un monitoraggio preventivo, insomma necessitano di tutte le attività di accompagno alla fase decisionale, ossia prima di decidere se sì, se no, bisognerebbe conoscere molto bene l'ambiente che ci circonda. Questo è quello che certamente non è accaduto in Basilicata.
non so se accadrà qui in Campania, diciamo, è giusto avvertire le popolazioni perché fa sì che, come dire, ci sia il controllo da questo punto di vista delle amministrazioni locali, che sono quelle che poi alla fine riceverebbero il peggior danno, perché la perdita delle risorse rinnovabili è una perdita, diciamo, che incide soprattutto sulle realtà locali.